Cari amici del Toro, ecco, inizia la settimana dal 9 agosto al 15 agosto 2021. Devo dire che per voi è una settimana bella, piena di notizie. Inizia la settimana con una situazione altalenante. Avete dei dubbi, siete indecisi sul da farsi. Dovete prendere una decisione in amore, ma non riuscite ad essere obiettivi e a prendere questa decisione perché avete un rapporto talmente forte dove addirittura non riuscite a reagire alle ingiustizie del partner. Cosa vi farà mai questo uomo o questa donna in questo caso? Allora, sì, avete paura che questo rapporto, questo possibile rapporto turbolento, ok, che state vivendo, possa avere una separazione, oppure avete paura per chi già si è separato che non ci sia un ritorno. Allora, un attimo, per chi già si è separato e quindi sta vivendo un allontanamento, state tranquilli, ci sarà la ripresa. Il dubbio dov'è? Per chi già si è separato, avete delle problematiche? Avete qualcosa da sistemare proprio nel vostro rapporto di coppia e quindi magari rincontrarvi, quindi riprendere, rincontrarvi e focalizzarvi su determinati punti, ok? Sarebbe l'ideale chiarirvi per permettere poi alla relazione di poter andare avanti. Per chi invece ha paura di separarvi, state tranquilli perché è un rapporto comunque forte. Io vedo successivamente in questa settimana, quindi nel corso dei giorni, vedo gioia, vedo fortuna, vedo ottimi presupposti per un fidanzamento, un matrimonio, vedo grandi soddisfazioni. All'orizzonte le carte ci consigliano di curare anche i rapporti con le persone vicine, con le persone che ci vogliono bene, di non trascurare questi rapporti perché è importante l'amicizia, è importante la famiglia e sono importanti gli affetti più cari. Quindi state tranquilli nell'eventualità se avete delle problematiche nel vostro rapporto di coppia, se ci sono questi allontanamenti che, ripeto, come ho detto, ci sarà una ripresa, il rapporto tornerà invece ad essere migliore. Occupatevi di voi stessi, di quelli che sono i vostri rapporti con la gente che veramente vi vuole bene, con quelle persone che veramente vi vogliono bene. Non abbandonateli, non metteteli da parte. È il momento di apprezzare qualsiasi cosa ci circonda, qualsiasi cosa possa essere semplice. Ci saranno, ripeto, ve lo riconfermo, belle sorprese, buone notizie. Bisogna però armarsi di pazienza. Il tutto non può venire facile. Voglio e pretendo, o voglio e comando. No, armatevi di pazienza, ok? E perché? Perché arriveranno veramente, veramente ottime cose. Io per il Toro ho visto veramente cose belle. Chiaramente non mancheranno i problemi legati alla famiglia. Ci sono delle discussioni che sono, ripeto, legate proprio alla relazione. Ci porteranno magari qualche giornata di tristezza, ma dobbiamo chiarire. Abbiamo bisogno di mettere quei puntini sulle i. È importante proprio per noi stessi. Quindi portiamo pazienza, non cerchiamo di essere tristi. Lì dove in questa settimana ci viene la tristezza, cercate di essere positivi. Come vi ho detto all'inizio del mio primo video, cercare di prendere nelle giornate che ci vengono quei momenti negativi e trasformarli in momenti positivi. Per il Toro vedo questo. Sarà una bella settimana movimentata. Vi auguro veramente il meglio, vi auguro e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci risentiamo presto e vi raccomando, non vi preoccupate. Ripresa e chiarezza nel vostro rapporto c'è. Un bacio, grazie.